Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Evil Genius 2, nella campagna puramente introduttiva soprattutto per me, che in realtà non ci ho mai giocato, questa è una blind run. Abbiamo appena costruito qualche stanza iniziale, proprio seguendo il tutorial, e questo qua ci ha fatto mettere una stanza di controllo con questo oggetto che dovrebbe servire a mandare i lavoratori in giro per il mondo a farazzi, ogni malvagio. Il nostro cattivone sta qui a guardare che tutto venga fatto nel modo corretto. Ah, è tedesco, è cattivo, cattivo, vedi? Very well. Bene, hanno fatto tutto, ora dobbiamo aspettare quella che porta la magia. Eccola, ecco, è questa che è partita. O è quest'altro? Non lo so, ho detto che devo costruire solo una cosa. Qui ci sono gli armadietti e servono, ok, per tre, produzione tre. Boh, forse a tre cristiani potrà servire. Utenti tutti i servitori. Quindi probabilmente a turno se vanno a dormire nei stessi letti. Boh. High voltage. È grafichetta carina. Ecco, è arrivato. Ah no, era la porta. La evoca dallo spazio. Poi senza nessun danno cade a terra rovinosamente e funziona. Ah, vedi, però la porta, il fatto che c'è te fa perdere un po' di tempo. Ok, ecco qui, mo abbiamo finito un obiettivo. Bene, bene, andiamo a vedere il palcoscenico mondiale. Each of the Ecco il highlighted mondo. regions is an excellent place to start your journey towards world domination. Select a suggested Ah, vedi, region qua siamo or in any other un'ipotetica region if you epoca know in what you cui are ci stanno doing. sti continenti Scout to sbarra stati establish così, a capito? Non criminal ci stanno network. potenze realistiche. Allora, ognuna delle regioni evidenziate è un ottimo posto per iniziare il tuo viaggio verso il dominio mondiale. Seleziona una delle regioni suggerite o qualsiasi altra regione, se sai quello che fai, ed esplora per fondare la tua rete criminale. Allora, dove andiamo? Andiamo in Est Europa? Andiamo in Groenlandia, il posto più inutile del mondo. In Brasile? O andiamo qua? Nell'Africa occidentale? No, andiamo in Est Europa, dai. Allora, qua? Province Hammer centrali. Hammer, che è la potenza colorata che sta qua, ha un certo numero di basi militari e attività di copertura ben attrezzate in questa regione. Va bene, devo mandare 3 operai. 30 secondi solo, ce vuole a fa? Vabbè, ok. You can speed things up by selecting fast forward at any time. Va bene. Once built, you can use our criminal network to run schemes in this region. Ottimo, ottimo. Allora, ci saranno anche altri diversi tipi di servitori più avanzati. Questi sono proprio i lavoratori. Che cos'è? Richiesta in sospeso. Servitori in attesa di trasporto. Ok, ma si può andare a vedere? Ma qualcuno dovrebbe andare verso l'elicottero. Ecco, sono sti tre. Ma sai vedere l'elicottero? Ah, eccolo! Ok, ritorniamo là. 3 su New 3. optional objective available. Allora, pausa, fammi vedere l'obiettivo. Ah, ecco, vedi, è partito. Allora, intanto vediamo qual è l'obiettivo secondario. Altri 6 servitori, un ripetitore radio avanzato aggiuntivo. Mo, lo facciamo, calcolo, lo facciamo. Mettiamo segui su HUD, mo, vediamo che cosa fa. Ah, te lo dice così, vedi, te lo dice qua sullo schermo, tipo le missioni dei Team Fortress. Allora, vai, l'obiettivo. Ammazza quanto è veloce. Ok. Ha proprio boom boom se fa. Vabbè, aspettiamo, dai, usiamo, I am seguiamo il all tutorial fatto capitals. bene. Send me into the world and I'll come back with plenty of gold. Ah, brava l'operaia, brava. Come back. You think you are coming back? Eh no, devi rimanere là, rubà. No, I'm not having you coming back here, tracking justice all over the place like mud. Ma guarda, They'll è follow you cattivo. right to my door, and then where would we be? Take a little gold for yourself, then send the rest back here. Use your share to live a quiet life. Oh, Or vedi, vuoi else. lasciare la tizia là sotto copertura? Vabbè, Minions will oh, travel to ah, the si accende world and run proprio. any scheme you select. You will receive small amounts of gold as they progress. Ok, allora, mo dovrebbero starci quei tre che ho mandato qua, dovrebbero essere permanentemente fissi qui. La zona della mappa dove sta non la vedo, quindi che cosa fa? Cliccamoci, magari riesco a capire qualcosa in più.
Allora, la tensione più alta più te mandano gli agenti segreti, questo me lo ricordo. Puoi sbloccare il potenziamento a livello 2 completando la ricerca, non ho idea di che cosa stiamo parlando. Che cos'è questo? Rapina in banca. Accumulo di tensione nella regione 10, ok, se lo fai qui però rischi forte. Però devo avviare un piano sul palcoscenico mondiale, quindi lo devo fare per forza. Qua sopra sto coso che gira non si capisce che cos'è. Va bene, ok, allora lo devo fare, lo facciamo. $5.000. Inviare servitori per iniziare questo piano. I servitori non ritorneranno al covo. A prison will make for the perfect place to hold your enemies before questioning them. Ah, mo devo costruire la prigione. Va bene, quindi due servitori li ho consumati permanentemente. Mi sa che i tre che erano andati a esplorare invece sono tornati. Allora, una prigione sarà il posto perfetto per ospitare i tuoi nemici prima di interrogarli. Allora, aspetta che prima faccio il ripetitore radio dalla missione secondaria. E questo vuole magna. Il perché non vado a magna non ne ho idea. Vediamo qui. No, questa dopo, questo dopo. Facciamo un attimo questo. Ma è questo, il ripetitore radio avanzato? Boh, sarà questo, ragazzi. Non ce l'ho quello avanzato tra le cose disponibili. Allora, premendo E evidentemente si apre un altro menu. Vai, facciamolo. Poi devo fare le caselle prigione, 56 caselle. Ah, ecco dove legge prima. Allora, potremmo farlo qua, però poi in futuro vorrei allargarlo probabilmente questa stanza generatore. Quindi la prigione dove la potremo fare? La potremo fare. Non so se c'è qualche differenza tra sto colore di pietra e un altro. Se qui ci entrano i nemici e qua c'è subito la prigione, liberano la gente e succede un casino. Vabbè, facciamolo qua vicino al cavo, dai. Probabilmente non è il top della base, eh. Quindi facciamo così, c'è una cosa 8x8. Posiziona la cella. If you don't have any free cells, your minions can't capture people. Oh, dai, ecco sta E. Perfetto. Allora, una cella a Cristiano. Ok, quindi mi serve fare un altro strato. Facciamo un altro strato. Così faccio tre celle, se sono matto. Anche se me ne ha chiesta una sola, nel futuro ne vorrò mettere altre sicuramente, credo. Supponendo che siano utili. Quindi, una. Poi dice di fare una sedia da interrogatorio. Oh, guarda quanto sto aspetta, guarda quanto è malvagia. Ma è malvagia solo se sto a registrare. Ma certo, ma certo. Allora, vediamo come la posso mettere. Allora, se la metto qua probabilmente blocco la cella. No, guarda, la metto qua, vai, così. 15.000. Ammazzo. Avevo fatto degli esperimenti. Allora io sapevo che comunque mi ricordo meno 7 di energia, la madonna. Vabbè, vai, facciamolo. Ah, quindi in realtà vado sotto zero, siccome ho fatto anche questo. Mo lo vediamo subito. Togliamo la pausa. Ma se vanno a spostare gli oggetti? New main objective available. Sposta, e come no? Allora può fare come te pare. Va benissimo, va benissimo. Ok. Senti, andiamo a vedere questi obiettivi. Che c'è sta un sacco di notifiche, un sacco di cazzi che stanno a succedere. Ok, questo lo sto a fare. Ho altri 6 servitori, costruisce la cella. Ok, il resto lo sapevamo tutto. Questo vuole magna, ma magna ce va. Ma questo è quello che sta a fare da magna all'altri. Allora, va proprio annoiato questo. Vedi come corrono a lavorare, mi piace, mi piace. Dove sta il cattivone? Ecco qua, andiamo qua, a guardare come funziona la situazione. È proprio dritto fragico. Ma vedi quanto è simpatica la grafica però, raga. Il muro compare da nulla. Ah, poi compaiono pure le luci, va bene. Allora, comunque probabilmente non mi basterà la corrente, quindi andiamo a fare tipo così, tiè. Facciamo così. Complete. E qua credo che il generatore ci vada, poi questi li rimettiamo probabilmente meglio, mo andiamo a vedere.
Allora, ho fatto un obiettivo secondario che è questo qua e sì, andrò sotto zero di corrente. Allora, mo con due di sti cosi, che ci faccio? Uso una potenza di segnale. Usando una potenza di segnale vuol dire, cioè, dove l'ho consumata? Probabilmente per fare rete di spionaggio là. Allora, senti, l'ho fatto? Ecco qua, più 2500, dammi i soldi. Arruola altri 6 servitori, questo qua lo dobbiamo fare. Ah, 4 già li ho arruolati. Cosa abbia fatto per farlo? Non lo so, forse arrivano piano piano da soli. Questo ti consuma uno di potenza segnale comunque, come dove lo leggo. Vabbè, deve essere per forza così, è l'unica cosa che sto a fare. O è questo? Boh. A tra 18 secondi finisce la rapina in bianca, in banca. Se volessi fare qua, uno di potenza del segnale, 3 operai. No, allora era quella là. Perfetto. Vabbè, dai, facciamo. Vabbè, ma non me lo dice, non me lo dice. Guarda, aspettiamo un attimo e lo facciamo dopo. Appena mi dirà di fare un'altra missione, andiamo per gradi. Che qua basta che alzi un po' troppo la tensione e poi ti sfasciano perché devono cominciare a mandare assai agenti segreti. Guarda qua quanti strumenti malvagi ci stanno, questi cacciaviti dentro a sto coso. Ah no, sono cosi liquidi strani per Sting farti has parlare. succeeded. Liquidi malvagi. In realtà probabilmente sono liquidi malvagi. Ok, assegna l'interrogatorio la cella, ma probabilmente dovrò rapire qualcuno se mai fatto Will, costruire il la mio cella. Ecco, oggetto ha finito la tempo. corrente. Where Allora, we're going, we attenzione. don't need roads. Head to the world stage to recruit a scientist. Ok, allora spostiamo il generatore. Senti, se può fare tipo appiccicato così. Poi faccio pure questo. Oh, ecco, non so se può esplodere questa roba. Se può esplodere è un macello quello che sto facendo. Mettiamolo così, è l'unica cosa che posso fare al momento. Poi magari allargo ancora di più la stanza. Ok, poi devo andare sul palcoscenico mondiale a prendere uno scienziato. Select a scientist scheme. Dove Special stanno? schemes Dove are often stanno i highlighted on the piani dei world scienziati? stage Ok, with sono ste colored freccette. signs. Allora, Keep non your conviene eyes farlo open for sempre these nello stesso important coso, capito? schemes. Non conviene sempre farlo nella stessa area, perché mo gli Hammer probabilmente stanno rosicando, visto che qua c'è sta un po' di tensione. Quindi andiamo a rubare qualcuno in Africa. Allora, non puoi eseguire una missione senza rete criminale. Se la fai qui, però rischi fortissimo che la tensione è troppo alta. Quindi facciamo la cosa qui. Corto di energia, non possiamo fare la nostra rete criminale. Allora, aspettiamo che finisce la cosa, faccio la rete criminale qui e poi rapisco lo scienziato da qui. Così distribuisco un po' di cose. Allora, che cos'è sono questi numeri qua? Non ne ho idea. Non ne ho la minima idea di che cosa siano questi numeri qui. Aspettiamo che questi ragazzi ci portano i generatori e che li spostano. Ah, vedi, basta che usi la magia nera e puoi spostare un generatore che evidentemente sembra che è pure costruito nel terreno. Vai, guarda. Proprio così. Vabbè. Oh, vedi che ogni tanto aumenta qualche cristiano. Ho visto che è passato da 25 a 26. Chissà come si fanno a reclutare i cristiani. Gli agenti o i servitori catturati. Quindi vuol dire che poi i servitori dovresti poter catturare. Ma perché ci stanno forse delle diserzioni? Invece qui, interrogare i prigionieri. Questo lo sapevamo. Ok, andiamo a fare la cosa, la missione in Africa. Mandiamo 3 operai a fare la perlustrazione. Vai, tanto la potenza del segnale ce l'abbiamo per fare sti impicci. Andiamo a vedere obiettivi se mi sono scordato qualcosa. Regola i servitori, me ne manca uno solo. Inizia un piano scientifico, va bene. Reclutiamo tra virgolette uno scienziato. Senti, però qua l'ho fatto. Che cos'è questo? Luna di miele. 3 operai, 30 minuti per rubarti un po' di soldoni. Uno dei nostri servitori si è appassionato segretamente dell'apicoltura. Il prodotto è così buono che dovremmo appropriarcene e venderlo a nostro nome. Invece, pomi dorati, vuoi dirmi che nonostante il nome queste mele non sono d'oro? Non importa, rubiamole e guardiamo il mercato crollare. Vedi, tutte cose malvagie devi fare.
Un dicembre rosso shocking. Ah, vedi, ci stanno quelle cose che abbassano la tensione. Ok. A un certo punto arriveranno le feste, tutte quelle statue di Babbo Natale del centro commerciale usciranno dal deposito. Non sarebbe terribile se le loro braccia fossero tagliate? Ammazza, mi sembra malvagio. Fossero state rimosse, rimosse. Abbandona Atomica Olga su un'isola deserta. Ah, devi pure sganciare qua. E che cos'è Atomica Olga? Non ho idea di cosa si stia parlando. Vabbè. Comunque, l'hai fatto per l'illustrazione, ragazzo? Aumentiamo la velocità. Ma si abbassa la tensione piano piano? Ricavi passivi $20 ogni 5 secondi. Ah, siccome stai là, va bene. Tensione 13, massimo 50. Quindi poi devi fare qualcosa. Guarda come è passata bestia all'elicottero. Va bene, va bene, dai, sembra interessante. Ecco, un altro obiettivo secondario. Che devo fare? Costruisci il generatore. 2. Ma che ball. Ma che balls. Andiamolo a fare, dai. Era tutta precisa sta base, niente. A me sto coso mi sta da fastidio. Cioè, sta forma proprio stronza che mi dà fastidio. Allora, guarda, facciamo così. Come la possiamo costruire? Quindi, questo è l'arco 3, no? Quindi io potrei fare così. Altri 2. E ci metto un generatore qua e un generatore qua. Qua io voglio aprire sto slot da, credo, 2x3. Sarà 2x3 sto fregno. Sì, e ce lo metto là l'inceneritore. Qua ci saranno solo generatori. Vai, tiè. Qua non ci posso arrivare per colpa di sto fregno. E comunque me ne servirebbero pure altre 3. Allora, intanto facciamo così. Mi sa che devo aspettare a fare queste qua, perché prima devo togliere dalle palle sto generatore. E come si annulla, mo? Ok, bene, se torna indietro con quello fregno. Facciamo così. Tiè, fai questo, così mettiamo sto inceneritore qua dentro. Sbrigate, oh. Non è curvo. Ah, perché stavo con la cosa velocizzata. Una rete criminale è stata stabilita, intanto ci regoliamo con questa cosa. Qui potrei anche rubare qualcosa. Luna di miele, pure qua c'è la luna di miele. Allora, mandiamo 2 operai a rubare uno scienziato. Dinamite. Dinamo piovra. Vai, vai. 2 servitori ci abbandonano. Ok, sbrigate, oh. Va bene, va bene. Sposta. Gira. E mettilo qua. Dai, ah, devi pure confermare lo spostamento, va bene. Ci pensa questo qua, chi è questo qua? Keig Sigt. Ok, mo che hai liberato la zona. Come volevo fare? 2 e poi altri 3. Quindi 5, vai. È un millante per allargare sta stanza, eh. Ah, poi questo qua lo devo spostare? C'ho tutto un piano in testa, ragazzi. C'ho tutto un piano. Vabbè, ma sono heavy genius. Cioè, come fanno a essere così? C'ho di avere già il piano. Complete. Obiettivo secondario completato. Facciamo vedere questo obiettivo secondario. Arruola 6 servitori senza far nulla. 7500, va bene così. E mo costruiamo 2 generatori appena allargano la situazione. A mentre sposti si spegne. Ok, perfetto. Vabbè, c'ha senso, dai. Perché va nell'etere della magia nera. Vai, questi, guarda come lavora una bombona. Mi piace, è così che devi lavorare. A bestia. Yes. Alle Virginius rimane fermo a fare quello che gli hai detto di fare. Non vai in giro a fare cose. Ok, ok, va bene. Se poi fa tipo costruisci duplicato, devo per forza aprire tutto il coso. Ah, se già ho cliccato la stanza elettrica, se fa così, va bene. Va bene, fai così. Ok, e mo famo questi 2 generatori tutti appiccicati qua. Così se mettiamo caso può esplodere un generatore, ho perso. Per direttissima. What is it now? Senti, ma questo che può fa?
Ordina ai lavoratori di dare la priorità ai lavori nelle vicinanze di Maximilian. Problema, io ho 23 lavoratori e la maggior parte del tempo stanno a gironzolare senza fare niente. Completa istantaneamente qualsiasi addestramento. Ok, no, gli addestramenti ancora non ce l'ho perché ho solo i lavoratori adesso. Ok, eccoli. Ma l'ho rubato lo scienziato? Ah, ci I'm siamo, ci ready to siamo. uncover the mysteries of È the lui. universe for you, boss. What do you want me to research? Ah, questo è felice di essere venuto. Guarda quanto è malvagio come lui, se vede che è malvagio. È contento Interesting perché è word. malvagio. Research implies you are searching for something a second time. Ah, perché ri, no? Quindi una seconda volta. È You better battutona, not be charging me Maximilian. for the same work twice. Attenzione, eh! Your Non gli new farò del scientist appears to culo! believe that we can use a training room to teach our È slack jawed malvagio minions pratico! how to do specialist jobs. Get one built and you can find out for sure. Oh, ok, perfetto. Quindi il primo tipo di tizio speciale che si sblocca è lo scienziato. Sala di addestramento, va bene, perfetto. La sala di addestramento ricordo che è una sala fondamentale. Qui probabilmente stiamo cominciando a stare stretti perché se poi tu ti sei aperto tutte le stanze possibili, poi un po' continua col corridoio e andare in un'altra parte. Quindi diciamo, come potremmo fare? Vorrei evitare di far passare la gente nel locale generatori per procedere nella base, no? Eppure nella prigione per lo stesso motivo. Quindi direi che magari una piccola stanza d'addestramento la possiamo fare qui. Probabilmente per sé c'è un sepo scavare. Infatti no. Infatti no, fa ma nulla. Da potremmo fare, raga. Ma qua si può scavare, quindi leviamo la scimmia. No, quindi questo qua è un limite. E quindi qua che c'è poi fa? Boh, magari se c'è stato l'armadietto delle armi, probabilmente qui potremmo farci qualcosa di interessante. Vabbè, comunque. Andiamo qua. 5, ho sbagliato già. Oh, 4, zi. Ok, perfetto. Poi devo essere grosso 64, quindi famo 8x8. Each Va specialist bene. minion type requires a trainer of its Ok, own. se tu devi far Request evolvere a un lavoratore, scientist trainer. indipendentemente dal tipo che sia, ci vuole un edificio, no? Apparentemente poi ci vorrà un specialista che addestra un lavoratore normale giallo per farlo diventare del suo tipo. Addestramento scienziati. Allora tu metti. Ah, questo che è una battaglia navale. Niente, quando premi E è un casino. Ok, quindi praticamente giochi a battaglia navale col capo scienziato e poi diventi uno scienziato pure te, ragazzi. Ecco qui. Vabbè, non è che sia proprio la cosa più Once built, efficiente you'll be possibile, le able to instruct spazio. your minions to train as scientists. Having more scientists will speed up future Bene, research. bene, bene, perfetto. Eh sì, perché per ogni tavolo di questi qua ci vuole uno scienziato che addestra un altro tizio. Se ne costruisci tre, ma c'è uno scienziato solo, non può, cioè ugualmente uno ne puoi addestrare. Come vedi, qua c'è sta già nell'iconcina un tizio che si sta allenando un robot, quindi probabilmente qua sarà tipo un tizio d'addestramento. Mo' vedremo quando andiamo avanti. Vai, vai. Che mo' finiamo pure questo obiettivo secondario di fare due generatore. Due generatore. Eccoli, Optional Vai. objective Troppo complete. malvagio, ormai il male è cominciato. Più 7500, vai. Allora, costruisce addestramento scienziati. Vabbè, eccoci qui. In un impeto di malvagità, i nostri lavoratori costruiscono la sala di addestramento. E io con questo vi saluto, osservando i nostri minions malvagi fino al midollo. Aia Pavlov, che di notte sogna il male. Basta, non mi veniva nessuna battuta in mente. A presto, ragazzi, alla prossima.